Tutto il mondo, quasi un individuo su cinque, è cattolico. I dati ricavati dalla vita delle quasi 3.000 circoscrizioni ecclesiastiche del pianeta ci danno l'immagine di una Chiesa ancora in grado di intercettare le attese delle persone. Nel complesso, tra 2005 e 2013, i battezzati sono cresciuti di 139 milioni, arrivando a superare il 1.250 milioni. Un incremento però a diverse velocità, che ha il suo apice in Africa, col 34%, e il suo fondo in Europa, di poco oltre il 2%. È una fotografia questa che traspare anche dall'analisi delle forze stabilmente impegnate nell'apostolato, con alcuni distinguo. Ad esempio per l'Episcopato. Sono oltre 5.000 i vescovi nel mondo, di cui quasi due terzi vivono tra Europa e Americhe. E i restanti devono coprire aree vastissime in Africa, Asia e Oceania. Terre in cui aumentano comunque i pastori provenienti dal clero autoctono, segno di realtà ecclesiali vitali. Capitolo sacerdoti, poco più di 415.000 nel 2013, il 2,2% in più rispetto al 2005, ma con profonde diversità geografiche. Se il sud-est del mondo ha visto un fiorire delle vocazioni, l'Occidente attraverso un lungo inverno. Ciò nonostante, nella sola Europa ancora è presente quasi la metà del totale dei sacerdoti a servizio di meno di un quarto dei battezzati del pianeta. Tra le note liete c'è una grande riscoperta del diaconato permanente, che tocca 43.000 unità, pari a una variazione positiva del 29%. Segno più, ma solo dell'1%, anche per i religiosi non sacerdoti, cui il boom si registra nei paesi asiatici, fa da contraltare il netto calo europeo. Le note meno rose vengono agli ordini religiosi femminili, che sono scesi sotto le 700.000 consacrate. Un calo generale di quasi il 9%, ancora una volta geograficamente ben definito secondo le ormai note accoppiate. Asia e Africa crescono, Europa e America calano. Infine la questione seminari. Sono poco più di 118.000 gli aspiranti al sacerdozio, ma qui la tendenza, seppure con indici ben diversi, è in tutti i continenti, salvo l'Africa, negativa. Non nel nostro paese, che fa registrare un lievissimo segno positivo, più 0,3%. Molto bene invece Ucraina, più 4,5%, e Belgio, più 7,5%.